Siamo di nuovo con Furio Benussi e vediamo dietro di te la coppa. Cosa facciamo oggi? Oggi la restituiamo ai legittimi proprietari che è la società Vericari Barcola Grignano, e sperando poi di riuscire a conquistarla di nuovo domenica, anche se devo dire che sarà veramente dura quest'anno, perché sono tante barche competitive, le previsioni sono di poco vento, quindi diventano competitive anche i 60 ultraleggeri, 55 ultraleggeri, per cui dai, sarà una bella sfida, noi siamo pronti, la barca l'abbiamo quasi terminata, come la vedete qua, ma non è ancora definitivamente pronta, domani finalmente dovremo navigare. Bene, dai, comunque io sono molto contento, sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto finora e vedremo domenica. Grazie. Siamo con Rufo Bersani. Sì, siamo di nuovo qui, quindi è già positivo. La sfida quindi è di nuovo aperta. Gli avversari ce ne sono parecchi quest'anno, l'altro anno era un Meccerezco, un Tempus Fugit. Quest'anno ci sarà Tempus Fugit, ci sarà l'equipaggio delle donne con un'ottima barca vincitrice circa 10 anni fa, tra cui ero anche a bordo un vecchio Alfa Romeo, e probabilmente Morning Glory sembra che arrivi, la nostra vecchia barca, per cui insomma ci sarà un po' di sfida sportiva, barra tra virgolette politico-sportiva, insomma ci sono tante cose sotto, ma alla fine vincerà sicuramente l'equipaggio più bravo. Che sensazioni avete, anche se avete provato poco? Abbiamo provato molto poco ora, quindi realmente sarà, direi, quasi una sorpresa le performance della barca in regata. E l'unica sensazione abbiamo avuto è a Porto Piccolo, Maxi Cup, che c'è stata circa una settimana fa, con pochissimo vento, quindi la situazione meteo che troveremo domenica. La barca sembra muoversi molto bene, pur essendo così grande, ci mancava anche una vela domenica scorsa che abbiamo fatto e modificato per domani. Quindi realmente siamo abbastanza fiduciosi, però sappiamo benissimo, vivendo qua nel Golfo di Trieste, che se c'è proprio poco vento, diciamo, bisogna essere tanto bravi, ma anche un peletto fortunati, e quindi bisogna tenere aperti mille occhi. Quali sono le condizioni di vento ideali per la vostra barca? Ma guarda, purtroppo non lo sappiamo, perché abbiamo provato solo con massimo 7 nodi, tutto quello che è il reparto over 7 nodi, che normalmente è il pane per noi velisti, non l'abbiamo mai trovato e non lo troveremo probabilmente mai, perché domani è prevista poco vento, sabato poco vento, domenica poco vento, per cui a questo punto speriamo che ci sia sempre poco vento, ci specializzeremo in questo poco vento e che Dio ce ne mandi buona. Grazie, ciao. Siamo con il sindaco di Trieste, il dottor Di Piazza. Buonasera a tutti. Questa è la 51esima edizione, la 50esima è stata un successo strepitoso sia in termini di pubblico, di spettacolo ed economici. Cosa significa la Barcolana per lei, cosa significa per il comune e cosa ne pensa di quest'anno? Beh, un indotto da uno studio di Media Giallo, 70 milioni di euro, ma più che altro è l'immagine della città nel mondo. Oggi quando giro il mondo tutti conoscono Trieste per il castello di Miramare e sicuramente per la Barcolana, questa è una cosa molto importante. E dopo una grande competizione, perché vedo questi ragazzi, lo scorso anno l'abbiamo anche vinta, nel 2002 l'ho vinta ancora, sono quelle emozioni incredibili della vita, perché sono dei ragazzi veramente molto in gamba e molto professionali. Allora, quest'anno hanno posto un limite al numero di barche per una questione di sicurezza. Abbiamo messo 2007 perché ormai eravamo arrivati a 2008 rotti e poi la Capitaneria di Porto si è consigliato questo, ma io credo che 2007 sia comunque una regata straordinaria del mondo. La Barcolana accende un riflettore internazionale su Trieste. Trieste è una città che merita tantissimo. E cosa si può fare, secondo lei, per promuovere ancora di più questa città? In questo momento, fra il Porto Nuovo, fra il Porto Vecchio, siamo diventati il primo porto del Mediterraneo petrolio, siamo il primo porto italiano. Con quello che sta succedendo in Porto Vecchio non ci serve nulla, abbiamo investimenti di centinaia e centinaia di milioni, è un buon momento. Un sindaco italiano importante ha detto che sono due città che corrono in Italia adesso, Trieste e Milano. E questo mi fa piacere, perché sono il sindaco di questo momento straordinario di questa città. Grazie, buon vento a tutti. Siamo con il dottor Ugo Loser, Arca Fondi SGR, amministratore delegato e direttore generale. Cosa ne pensa di questa sfida che sembra essere partita un po' in salita?
Ma è chiaro che noi abbiamo delle grandi ambizioni, abbiamo un progetto pluriennale. La barca è arrivata qui la seconda settimana di settembre, una barca molto giovane e molto 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 complicata, quindi non abbiamo avuto il tempo di testarla completamente e c'è qualche problema di gioventù che abbiamo sperimentato lo scorso weekend alla Bernetti. Detto questo, abbiamo un team di persone straordinarie e riteniamo di essere competitivi per domenica. Credo che si faccia fatica a contare il numero dei titoli mondiali che sono a bordo, ma siamo nell'ordine delle decine di titoli mondiali che collettivamente l'equipaggio ha. Sicuramente è un'esperienza unica in termini di tattica, manovre e competenze di regata, e quindi ritengo che quantomeno, anche se mezzo giovane, l'esperienza dell'equipaggio possa supplire alle mancanze del mezzo iniziali. Con un passato da velista, cosa significa per lei la barcolana e soprattutto Trieste? Ma io sono nato e cresciuto a Trieste, andavo al liceo la mattina e il pomeriggio andavo in barca, quindi per me è un'emozione unica, sono un grande appassionato e sono particolarmente emozionato di questo ruolo quest'anno da protagonista in un evento che ho vissuto da sempre, fin dalla mia infanzia. Quest'anno ci saranno 4-5 barche che sono tutte competitive e specialmente in condizioni di poco vento, che sono quelle che ci aspettiamo. Quello che conterà moltissimo è la partenza, e quindi il match race che si svilupperà sulla linea di partenza sarà quello che farà la differenza, e quindi l'aspettiamo lì. Grazie. Grazie.